Anzi, voglio farvi vedere un personaggio del Danone, che è una mascotte, che forse molti di voi conoscete. Non è forse quello che conoscete negli anni 90. Quello, insomma, ecco, piccolo cangurino, o anche quel piccolo sauro. Non è proprio lui, è un altro. Le Danone, casa che produce soprattutto prodotti alimentari come yogurt, ebbene, aveva una sua mascotte. Chi ha vissuto gli anni 90 e anche gli anni 2000 si ricorderà Dino, o forse il canguretto della Danone. Non mi ricordo i nomi perché non li ho mai conosciuti dal vivo. Ebbene, molto prima c'era un'altra mascotte e questo diventò protagonista di un gioco che non tutti di voi conoscono, Super Danny per Super Nintendo! Ovviamente la storia ci fa capire che Danny, un ragazzino, è entrato nel mondo della televisione e deve semplicemente liberare i suoi amici dai soliti cattivi di turno. Ma che storia semplice, in quasi tutti i platform di allora era così. Ma se vediamo la grafica, allora, non è niente di speciale, perché abbiamo le ambientazioni che sono discretamente ben colorate e molto ironiche alcune. Non sono proprio brambutere da buttare, ma i personaggi invece sono carini anche, ben disegnati, ben congegnati e tra l'altro ottimamente animati per essere del Super Nintendo, non solo il protagonista, ma anche i personaggi secondari e anche addirittura i boss. Graficamente il gioco è nella media del Super Nintendo. Anche l'audio è buono, perché abbiamo gli effetti sonori che sono carini, molto simpatici da ascoltare, e le musiche adatte a ogni contesto. Si passa da livelli un po' più spensierati a livelli un po' più oscuri, e sono carini e adatti questi temi musicali. Nella giocabilità, Super Danny cosa sarebbe? È un platform. Ma semplicemente noi guidiamo il nostro ragazzino Danny, che adesso è un supereroe, e deve semplicemente fermare i cattivoni di turno, semplicemente lanciandogli addosso degli oggetti, non saltandogli sopra come fa un novello Super Mario. E tenete presente che la difficoltà non è per niente facile, perché già dalle prime battute capirete quanto il gioco è bello difficile. E cercare di arrivare fino alla fine non ci riuscirete subito, perché se non l'avrete notato, ci sono livelli pieni di insidie e la longevità di questo gioco non è mica tanto lunga ma neanche tanto corta, perché abbiamo solamente una decina di livelli. E tra l'altro, questo gioco esiste solo per il mercato europeo ed esiste solo per Super Nintendo, quindi non avete scuse per evitarlo. Recuperate questo gioco e diventate anche voi dei supereroi con i yogurt Danone, vedrete! Magari, forse, potrei esserlo anch'io! Ciao!
Woo!